Ciao ragazzi, sono Hazel e ben ritrovati in questo mio nuovo video di Star Citizen. Quest'oggi, come anche si vede dalla musica e dalla qualità, in un certo senso che potete vedere anche ai vostri occhi, ci troviamo su Grimex e nella fattispecie stiamo per fare la seconda parte, stiamo facendo effettivamente la seconda parte di guida, atterra e decolla like a boss, ok? Queste cose vorrei mettervele un pochino chiare perché ho notato che magari le interfacce e altri piccoli dettagli non sono state trattate da un bel po' di tempo su YouTube Italia. E ho preferito quest'oggi di portarvi queste piccole cose. Per quale motivo? Perché ho pensato, guarda, se io le ho imparate, posso farle anche imparare a qualcun altro. Ed ecco il motivo per cui c'è questo video adesso qua sul canale. Ovviamente ci saranno delle immagini che scorreranno a video dei Grimex e diverse situazioni, ma allo stesso tempo vorrei domandarvi se queste immagini sono eccessivamente velocizzate, le vorreste più lente, fatemelo sapere, ok, nei commenti. Ora, tornando a noi, uscendo da questo bellissimo hangar di Grimex in questa zona piratesca, perché è letteralmente zona di pirati, e a questo punto vi mostrerò come effettivamente atterrare su Grimex senza richiesta della torre di controllo, cioè senza la richiesta di accesso ai landing pad, o meglio agli hangar disponibili all'interno di Grimex, perché i landing pad esterni risultano essere accessibili a tutti e gli hangar invece non sono accessibili a tutti, ma c'è bisogno della richiesta della torre di controllo. Quindi se siete con una nave piccola, ad esempio la Gladius che stiamo portando in questo momento, allora è un'ottima idea. Altrimenti direi di prendere un hangar, però ci troviamo sempre a Grimex, quindi le nostre navi sono sempre soggetti a spari esterni volendo, dobbiamo stare un pochino attenti in generale. Come possiamo vedere anche dalle immagini, però una volta atterrati in questa maniera non avremo l'accesso a un possibile recupero della nave, dovremo soltanto effettivamente andare dal punto A al punto B, cioè dal monitor alla zona landing pad per ottenere nuovamente la nave. Ovviamente vi sto mostrando allo stesso tempo dalle immagini la possibilità di come atterrarvi dall'esterno e richiedendo in questo caso l'hangar, per quale motivo? Perché voglio che questo video sia abbastanza completo, perché se non è abbastanza completo lo voglio che me lo fate sapere ovviamente nei commenti, se manca qualcosa dite ah manca questo, magari mi fornite anche delle idee. Ovviamente ogni qualvolta ci ritroviamo vicino a queste zone, qualsiasi avamposto o qualsiasi zona appunto all'interno dell'universo che ci permetterà di atterrare, controlliamo sempre la distanza a cui ci troviamo da questo posto. Lo possiamo controllare dall'MFD, ovviamente, che sarebbe i nostri monitor di controllo di bordo in questo caso, e attraverso anche il MobiGlass. Però questa volta l'ho mostrato attraverso l'utilizzo dell'MFD. Però questo video non è che finisce qui, ovviamente, perché è durato pochissimo. Io vi voglio portare altre piccole cose, come quelle che vedremo tra poco. Ed eccoci qui giunti sull'orbita di Arston, pronti per ascoltare finalmente le interfacce, perché l'avevo preannunciato e ho detto ecco il caso di mostrarvele in questo caso, ok? E mostrerò anche un altro metodo di atterraggio, però andiamo passo dopo passo. Questa prima interfaccia ovviamente è lo strumento di misura del beccheggio dell'astronave. Ovviamente questo è un misuratore che ci permette di comprendere quanto siamo inclinati rispetto all'orizzontale, d'accordo? Non possiamo dimenticarlo. Andiamo al secondo strumento, è l'interfaccia del carburante. Questa interfaccia ci dice l'indicatore del carburante per il volo di Quantum Drive e l'indicatore di carburante per il volo di volo generico in generale, ovviamente, quindi questo volo generico ci permette effettivamente di andare da punto A a punto B senza utilizzare il Quantum Drive, ok? Cosa differente. Abbiamo anche uno strumento come l'anemometro, cioè la possibilità di conoscere la nostra velocità all'interno del nostro bellissimo universo, indicato con tutti questi colori che sono disponibili a schermo. Le immagini sono abbastanza esplicative, quindi non mi ripeterò effettivamente. Fermate il video nel momento in cui risulta essere magari leggermente troppo accelerato nei vostri confronti, ovviamente. Adesso andiamo a vedere invece il metodo tastiera per l'atterraggio. Questo metodo tastiera ci permetterà effettivamente di atterrare sulle stazioni orbitanti, sugli avamposti o ancora sui pianeti e luoghi appunto dove l'ATC è richiesto effettivamente in un modo molto rapido. Utilizzo ovviamente in questo caso, come abbiamo detto in alto a sinistra, il metodo tastiera, cioè non utilizzo nessun altro metodo che non sia questo in questa situazione, ok? Andiamo nella sezione Options, opzioni effettivamente, Key Bindings, Advanced Customizations, e andiamo a selezionare la voce Flight Movement, cioè movimenti di volo sostanzialmente. Scendiamo tutto quanto con il nostro mouse, scrolliamo col mouse verso il basso fin quando non troviamo la voce Request Landing, cioè sostanzialmente è la, il
il pulsante che noi andremo effettivamente a settare, cioè a scegliere tra le impostazioni. Io personalmente ho scelto F3 perché non è collegato a nulla ed è utile in certe situazioni. Io sono anche un fan dell'immersività, quindi questo metodo lo appunto spiego, ma allo stesso tempo cerco di utilizzarlo il meno possibile perché sono più un giocatore da roleplay, cioè preferisco ovviamente andare attraverso l'MFD, selezionare il comms, eccetera, eccetera. Ovviamente, come abbiamo fatto precedentemente per quanto riguarda Grimix, controllo effettivamente quanto è la distanza che possiamo ritrovare tutto ciò. Ovviamente tutto ciò è importante perché altrimenti questo nuovo metodo, che appunto è il metodo tastiera, non riuscirà ad essere efficace perché se siamo a una distanza troppo eccessiva non riusciremo effettivamente ad atterrare. A questo punto, dato che siamo addirittura d'arrivo di questo bellissimo atterraggio che stiamo per effettuare su Everest Harbor, ovviamente quest'oggi vi voglio anche spiegare come effettuare un atterraggio automatico. L'atterraggio automatico è un qualcosa di abbastanza particolare, per quale motivo? Perché non è effettivamente un totale automatico, un semi-automatico vorrei ben dire. Probabilmente gli sviluppatori in futuro permetteranno un docking, cioè un atterraggio automatico ma in maniera differente, però per il momento dobbiamo premere sulla nostra tastiera il tasto 4, tasto, scusatemi, il tasto N per 4 o all'incirca 4-5 secondi e innescherà l'atterraggio automatico se ci troviamo sopra la zona del landing pad. Questo video sta per volgere al termine. Io vi ringrazio per averlo guardato insieme a me, per averlo visionato, per averlo anche commentato eventualmente. È stato fantastico poter apprezzare questi momenti con voi e vi invito a lasciare un mi piace, un commento se appunto il video vi risulta essere abbastanza utile, eppure se non lo è, ok? Fatemi sapere. Io sono Azer. Vi lascio con delle bellissime immagini in sottofondo e ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi!